ben arrivati ad un nuovo appuntamento con Giallo Garda 365, quello che gli altri non fanno. Oggi vi voglio presentare un thriller, Blues per i nati senza un cuore di Ferdinando Salamino, pubblicato dalla casa editrice Golem Edizioni. Terzo capitolo di una trilogia che inizia con Il kamikaze di Celofan, prosegue con Il margine della notte, fino a concludersi proprio con Blues per i nati senza un cuore. Trilogia che è stata premiata nel corso del 7° premio letterario Festival Giallo Garda, con menzione d'onore della giuria che ora vi voglio leggere. Il romanzo compone, con i precedenti Il kamikaze di Celofan e Il margine della notte, una trilogia che nel segno del perfetto equilibrio fra il giallo e il noir evolve l'analisi delle origini del crimine dalla dimensione psicologica a quella sociologica, fino alle atmosfere quasi distopiche di questo capitolo finale, e ci mostra come il thriller possa essere reso nella narrazione scritta in termini diversi ed originali rispetto al linguaggio visivo, assumendo una propria dignità letteraria. Blues per i nati senza un cuore è a tutti gli effetti un thriller. Troviamo e ritroviamo quindi il protagonista, Michele Sabella, che torna a Milano dopo aver letto su un trafiletto di giornale che Elena, la donna di cui è sempre stato innamorato e per la quale ha sofferto molto, che ora si è risposata, è accusata di aver ucciso il marito, che è un ricco facoltoso imprenditore milanese. Torna a Milano proprio per fare giustizia, per rendere giustizia ad Elena, e torna in una Milano che trova completamente diversa rispetto a quella che ha lasciato, trovando anche Elena molto diversa, una donna piena di misteri, una donna piena di segreti che ovviamente non vi posso anticipare. Tornando a Milano, Michele deve riaffrontare i fantasmi del passato, il senso di autodistruzione riemerge con prepotenza e si troverà anche a confrontarsi, ad indagare in una comunità particolare, la comunità di Centesio, nella Brianza, dove tutti gli uomini sono uniti da un terribile segreto, e anche qui non vi posso anticipare nulla. La vicenda è molto molto complessa, ricca di suspense, ricca di pathos, molto avvincente, vi terrà incollati fino all'ultima pagina. Tra l'altro c'è un personaggio femminile che a me è piaciuto molto, il personaggio di Virginia, questa laureanda che lavora nell'azienda del marito di Elena, che è un personaggio decisivo anche per la vicenda stessa e poi molto molto caratteristico. La bellezza proprio dei romanzi di Ferdinando Salamino e soprattutto di Blues per i nati senza un cuore è la capacità di indagare nella psicologia dei personaggi. Noi lettori ci troviamo proprio ad essere completamente coinvolti nella vicenda, avvertiamo le sofferenze psichiche ma anche le sofferenze fisiche sulla nostra pelle, quello che stanno sopportando proprio, quello che stanno subendo i protagonisti, i personaggi che vi ritroviamo. Cioè in maniera proprio, in maniera fisica, io sono rimasta molto molto coinvolta. E altro aspetto che a me è piaciuto tantissimo è sono sicuramente i dialoghi sono ben costruiti, ben articolati, molto efficaci, e sono un punto forza sicuramente della narrazione. Tra l'altro troviamo anche un evolversi del personaggio, questo non l'avevo detto. Michele Sabella, che da predatore diventa proprio preda ed è molto diverso rispetto alle vicende precedenti. C'è stata anche questa evoluzione del personaggio che poi avrà una chiusura molto particolare, anche qui non vi voglio anticipare niente, ma dovete assolutamente leggerlo. Tra l'altro vi voglio anticipare una chicca, che martedì 16 in Accademia Noir alle 20:15 in streaming avremo proprio una lezione tenuta dall'autore Ferdinando Salamino insieme al dottor Carlo Zazza, il presidente del Festival Giallo Garda, una lezione dal titolo La dimensione letteraria del thriller, una lezione assolutamente da non perdere, quindi mi raccomando segnatevelo, martedì 16 novembre 20:15 in diretta streaming, quindi andate sulla pagina del Festival Giallo Garda e segnatevi all'evento. Ora ho scelto di leggere un brano che, per non spoilerare troppo, ci farà entrare nel personaggio di Michele Sabella, nella sua psicologia più che altro. Torna a casa proprio mentre quel che resta del sole annega tra nubi schiumose, tingendo il cielo di riflessi violetti. Scelgo la corsia lenta e mi attesto su un'andatura regolare intorno agli 80 all'ora, mentre cerco di mettere ordine nel flusso di indizi che ho raccolto. Accade in quel momento. La sottile crosta della mia ragione si spacca e un geyser di follia erutta all'improvviso fetido e bollente. Vedo materializzarsi il volto del mio demone e il vuoto, infinito, sotto di esso. L'inferno è stanco di aspettare, mi reclama, mi esige. Una cacofonia di voci mi esplode nella testa. Gli uomini che ho ucciso, quelli che ho risparmiato, quelli che ucciderò. Me stesso, morto con le vene spalancate nel cesso di un ospedale. Mille destini si accavallano e scivolano l'uno sull'altro come serpenti in una cesta di vimini. L'auto sbanda e quasi urta il guardrail.
Devo compiere uno sforzo di volontà per riguadagnare il controllo e fermarmi al lato della carreggiata. Inserisco le quattro frecce e cerco di ricominciare a respirare. Clacson alle mie spalle tutto intorno mi risvegliano da quell'incubo a occhi aperti. Il sudore si fa ghiaccio sul viso e sulle braccia. Dal tramestio delle voci indistinte ne emerge a poco una, familiare. L'altro me, quello senza limiti né coscienza, il dio di celofan in attesa del sacrificio. Blues per i nati senza un cuore di Ferdinando Salamino, edito da Golem Edizioni, è menzionato con menzione d'onore della giuria del Festival Giallo Garda. Vi ricordo l'appuntamento in Accademia Noir per martedì 16 novembre 20:15 con la lezione tenuta proprio da Ferdinando Salamino e dal dottor Carlo Zazza, presidente del Festival Giallo Garda, sulla dimensione letteraria del thriller. L'appuntamento invece con Giallo Garda 365, quello che gli altri non fanno, è per giovedì prossimo alle 18:30, sempre qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda. Una buona serata a tutti!